Ciao bambini, come state? Spero tutto bene. Dato che non ci vediamo da un po' e sono sicura che manca anche a voi il fatto di non poter vedere più le attività dei vostri compagni e sbirciare nel banco accanto, proprio come facevate a scuola, condividendo le vostre idee, ho avuto una bella idea. Vi farò vedere in questa nuova lezione, prima di iniziare, le ultime attività svolte dai vostri compagni e potete leggere alcuni dei nomi dei vostri compagni sull'attività che vedrete. Saranno solo alcune, perché magari qualche compagno deve ancora inviarli, compagna o compagno, ma spero che sarete felici di poterne vedere almeno qualcuno. Poi mi direte se vi è piaciuto vederle o meno, eh? Devo dirvi che siete stati molto molto bravi nell'attività che avete svolto la volta precedente, siete stati tutti molto originali. Allora, vi faccio vedere le immagini dei lavori che hanno svolto i vostri compagni. Allora, vi è piaciuto guardare le attività svolte dai vostri amici? Sono sicura di sì. Devo dirvi però una regola da tenere sempre presente, che vi chiedo di svolgere le attività da soli. Io preferisco ricevere da voi delle attività, magari con degli errori, che non sono perfette, che poi correggerò io, ma che siano fatti da voi. È importante che non siano stampati, che non siano fatti da mamme, papà, zii o nonni. Anche oggi, per iniziare la nuova lezione, dobbiamo rispondere alla chiamata di Gesù. Fatto? Ok, iniziamo. Partiamo. Ricapitoliamo un po'. Abbiamo parlato di Mosè che libera il popolo ebraico dalla schiavitù d'Egitto e che lo riconduce. Lo riporta dopo tanti anni passati nel deserto alla terra promessa, la terra che Dio aveva dato tanti secoli prima ad Abramo. Gli ebrei, una volta tornati nella loro terra, decidono di eleggere un loro re. Il primo re fu Saul. La sua storia è raccontata nel primo libro di Samuele. Un profeta è una figura che troviamo nella Bibbia che è un po' un messaggero, fa da tramite tra Saul e Dio, tra il re e Dio, che lo guida e lo assiste. Samuele, il profeta, guida e assiste Saul, il primo re di Israele, durante il suo percorso come re. All'inizio si dovette impegnare per portare a termine il compito che Dio gli aveva affidato, Saul, sconfiggendo i nemici vicino a Israele, i Filistei soprattutto, che erano un popolo molto potente. Era molto forte questo popolo perché aveva come soldati dei giganti ed erano difficili da battere. Purtroppo Re Saul non regnò a lungo, gli piaceva combattere, era superbo e disobbedì molte volte a Dio, senza consultare il suo profeta Samuele. Allora Dio, il Dio dell'Antico Testamento, che vi ricordate nel roveto ardente che si vedeva il suo nome, Yahweh si chiamava, io sono colui che sono. Allora Dio si pentì di aver eletto Saul come re di Israele e ordinò Davide come secondo re di Israele. Saul chiese perdono, si pentì, ma ormai aveva il trono. Davide e Saul si uccise per non essere ucciso dai nemici, i Filistei. Adesso ricordiamo un po' la storia invece del secondo re. Davide è ricordato, oltre che per essere il secondo re di Israele, in accordo con il profeta Samuele, è ricordato anche perché ha sconfitto Golia, il gigante del popolo nemico dei Filistei. Re Saul fece un brutto sogno una notte, chiamò Samuele dicendo che si sentiva tradito, che aveva degli incubi, che stava male perché sentiva come se qualcuno gli volesse portare via il regno. Allora Samuele gli disse che era solo un brutto sogno. E gli chiese che cosa poteva farlo cambiare
calmare e Saul gli chiese: «Vorrei sentire della musica rilassante, conosci qualche bravo musicista?» Samuele gli rispose che conosceva un bravo uomo che sapeva suonare benissimo l'arpa, l'aveva conosciuto a casa di Jesse in una città vicina e lo mandò da lui per suonare e far calmare Saul. Davide allora arrivò al palazzo del re con Samuele. Era molto giovane, ma era molto bravo, scriveva canzoni, suonava molto bene. I Filistei stavano attaccando il re Saul da molto tempo ormai, cercavano di invadere il regno ed erano conosciuti e temuti perché avevano dei giganti come guerrieri. Il loro miglior soldato si chiamava Golia, era alto 5 metri, i soldati di Israele sembravano dei topini messi accanto. Un giorno Golia camminava tra le colline che dividevano il regno di Israele da quello dei Filistei e lanciò sfide agli abitanti di Israele. Nessun israelita aveva il coraggio di affrontare Golia perché tutti avevano paura di lui. Il gigante continuò a sfidare gli israeliti per altri 40 giorni. Due fratelli di Davide erano soldati del re e combattevano contro i Filistei. Nessuno trova il coraggio di fronteggiare Golia. Anche il padre di Davide era preoccupato per i suoi figli e Davide venne chiamato al palazzo. Un giorno suo padre chiese a Davide di portare del cibo ai suoi fratelli in guerra e scese sul campo in battaglia. Quando arrivò vide i suoi fratelli terrificati. In quel momento venne a conoscenza della sfida di Golia e il gigante si ribellò dicendo: «Vergognati Israele! Per quanto tempo ancora dovrò aspettare? Non c'è nessuno tra di voi che ha il coraggio di accettare la mia sfida?» Davide disse: «Che succede? Non c'è nessuno in grado di raccogliere la sfida di quest'uomo?» E i soldati, fratelli di Davide, risposero: «Non possiamo, è troppo grande da affrontare. Se perdiamo, il nostro regno sarà perduto per sempre». Davide disse: «Questo uomo sta insultando il nostro re e il nostro regno, non possiamo più permetterglielo. Combatterò io quest'uomo». E i fratelli gli dissero: «Fratellino, sei coraggioso, ma non sai quello che rischi. Il re non ti permetterà di scendere in battaglia, non sei un soldato, sei un pastore, sei bravo a suonare l'arpa, ma non con la spada, e sei solo un ragazzino. Torna da nostro padre e dagli la notizia». Davide andò via promettendo ai fratelli che sarebbe tornato in battaglia per sconfiggere il gigante Golia. Era sicuro che Dio lo avrebbe protetto e che gli avrebbe dato la forza di sconfiggere il gigante. Andò dal padre per aggiornarlo sui fratelli e poi andò al palazzo e chiese di essere ricevuto dal re. Il re gli disse: «Davide, devi tornare da tuo padre ad accudire le pecore, non mi serve la tua musica in questo momento. Siamo in guerra contro i Filistei, devo trovare il modo per vincere questa guerra e salvare il nostro regno. Ti richiamerò quando mi servirà la tua musica». Davide disse: «Non sono qui per suonare l'arpa, re. Voglio scendere in battaglia. Io sconfiggerò Golia. Chiedo il permesso di poter combattere e far finire una volta per tutte questa battaglia». Saul gli disse: «Ammiro il tuo coraggio, ma non potrai farlo, sei solo un ragazzo. Se ti darò il permesso, sarà come darti il permesso di ucciderti». Ma Davide era sicuro che Dio lo avrebbe protetto. Aveva visto tante volte dei lupi attaccare le sue pecore, ma nessuna era mai morta. Dio gli darà la forza per sconfiggere il gigante. Saul rimase colpito dal suo coraggio, dalla sua fede, dalla sua lealtà verso il regno
e così gli concesse di combattere, ma a patto che avesse indossato un'armatura particolare e la sua spada per essere più protetto e sicuro. Davide ringraziò il permesso del re e disse di non volere l'armatura perché sarebbe stata di impedimento perché è troppo grande per lui. Saul lo benedì e lo lasciò andare. Davide era il più giovane dei suoi fratelli, ma aveva un grande coraggio e una grande fede in Dio, tanto da essere convinto che Dio lo avrebbe protetto da tutti i pericoli. Davide aveva una mira eccellente. Aveva una fionda con sé. La portava sempre con sé. Prese dei sassi dal fiume, teneva le pietre nella sua mano. Era armato solo di fionda, scese in campo per affrontare Golia. Sentiva il vocione di Golia che urlava: «Codardi, dov'è il vostro uomo? Se non mandate subito qualcuno, verrò io da voi per uccidervi. La mia pazienza adesso è finita!» Davide si fece vedere: «Sono io!» Golia pensava fosse uno scherzo e invitò Davide a fuggire finché fosse stato in tempo. Davide era convinto di ciò che stava per fare e gli disse che lo avrebbe combattuto. E Golia, il gigante, disse: «Mondo un vero uomo!» E Davide continuava: «Hai paura di me? Arrenditi se non vuoi combattere!» Allora Golia si scagliò verso Davide impugnando la sua spada. Davide preparò la sua fionda e i suoi sassi e rivolse una preghiera a Dio. Lasciò andare la pietra che colpì Golia in mezzo agli occhi, provocandogli un taglio. Golia si fermò intontito da ciò che era successo e cadde a terra con la faccia sepolta nella sabbia. Gli israeliti guardarono tutta la scena, non riuscivano a credere ai loro occhi. I soldati presero Davide sulle spalle per ringraziarlo e lodarlo, omaggiando il nuovo re. «Davide, Davide!» cantarono, «l'uccisore dei giganti!» Davide divenne il re di Israele, l'eroe di Israele, l'uccisore del gigante Golia. Davide regnerà per tanto tempo, amato da tutti. Allora bambini, questa è stata la nuova video lezione. Prossima volta parleremo invece del terzo re di Israele, Salomone, che costruirà il tempio. Poi vedremo la prossima volta. Adesso vi invierò un'attività da svolgere. Spero che vi divertiate a vedere le video lezioni che vi propongo e le attività. Mi raccomando, svolgete le attività da soli e io sono tanto contenta se comunicate con me, mi mandate anche dei messaggi vocali oppure delle immagini, mi scrivete anche via mail, le vostre mamme sanno come fare e io sono contenta sempre di sentirvi. Vi mando un grosso bacio e un grosso abbraccio. Ciao bambini, alla prossima!